Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato al Natale. Oggi vediamo insieme come realizzare questa simpaticissima stellina. La possiamo appendere all'albero di Natale, possiamo utilizzarla anche come chiudipacco o anche semplicemente come segnaposto. Si tratta di un progetto molto molto semplice e veloce e io spero che vi piaccia. Per questo progetto io utilizzerò un filato acrilico di colore giallo, rosso e bianco. Lavorerò con un uncinetto numero 3,5. Iniziamo. Iniziamo avviando un anello magico. All'interno lavoriamo 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5. Stringiamo l'anello e chiudiamo con un punto bassissimo. Mettiamo un segno e nel secondo giro lavoriamo 5 aumenti per un totale di 10 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nel terzo giro lavoriamo 3 punti bassi tutti nello stesso punto. 1, rientriamo nello stesso punto, 2, 3. Nel punto successivo lavoriamo un punto bassissimo. Nel punto successivo 3 punti bassi. 1, 2, 3. Nel punto successivo un punto bassissimo. Nel punto successivo 3 punti bassi. 1, 2, 3. Nel punto successivo un punto bassissimo. Nel prossimo 3 punti bassi. 1, 2, 3. Nel prossimo un punto bassissimo. Nel prossimo 3 punti bassi. 1, 2, 3. E nell'ultimo un punto bassissimo. Nel prossimo giro lavoriamo un punto basso. Nel prossimo lavoriamo 3 punti bassi tutti nello stesso punto. 1, 2, 3, un punto basso e nel prossimo un punto bassissimo. Ripetiamo, un punto basso, nel prossimo 3 punti bassi tutti nello stesso punto, 1, 2, 3, nel prossimo un punto basso e nel prossimo un punto bassissimo. Ripetiamo, un punto basso, 3 punti bassi nello stesso punto, 1, 2, 3, un punto basso, un punto bassissimo. Ripetiamo, un punto basso, 3 punti bassi nello stesso punto, 1, 2, 3, un punto basso, un punto bassissimo. Ripetiamo per l'ultima volta, un punto basso, 3 punti bassi nello stesso punto,
1, 2, 3, un punto basso e nell'ultimo un punto bassissimo. Nel prossimo e ultimo giro saltiamo il primo punto, questo, entriamo nel prossimo e lavoriamo un punto basso. Nel prossimo punto lavoriamo 5 punti bassi, tutti nello stesso punto. 1, 2, 3, 4, 5. Nel prossimo punto allarghiamo un po', nel prossimo punto lavoriamo un punto basso. Adesso saltiamo un punto, questo, entriamo nel prossimo e lavoriamo un punto bassissimo. Ripetiamo, saltiamo il punto, questo, entriamo nel prossimo e lavoriamo un punto basso. Nel prossimo 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5. Nel prossimo punto, questo, lavoriamo un punto basso. Saltiamo un punto. Entriamo nel prossimo e chiudiamo con un punto bassissimo. Abbiamo lavorato anche la seconda punta. Ripetiamo, saltiamo un punto, entriamo in quello dopo e lavoriamo un punto basso. In questo lavoriamo 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4. 5. Nel prossimo un punto basso. Saltiamo un punto e in questo dopo lavoriamo un punto bassissimo. Ripetiamo, saltiamo un punto, entriamo in quello dopo e lavoriamo un punto basso. Nel prossimo 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto basso. Saltiamo un punto e nel prossimo un punto bassissimo. Ripetiamo. Saltiamo un punto, entriamo in quello dopo. Un punto basso. In quello dopo 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5. In questo dopo un punto basso, saltiamo un punto e nell'ultimo chiudiamo con un punto bassissimo. E tagliamo il filo. Prepariamo un'altra stellina uguale, poi le giriamo facendo in modo che i due rovesci combacino e poi andiamo ad unirle con dei punti bassi. Entriamo nel prossimo punto e nel punto corrispondente dall'altro lato. E lavoriamo un punto basso. Andiamo nel prossimo e nel prossimo corrispondente e lavoriamo un punto basso. Quando arriviamo sulla punta della stellina, in questo punto lavoriamo due punti bassi nello stesso punto. 1,
2 e poi proseguiamo. Quando arriviamo alla base, tra una punta e l'altra, in questo punto lavoriamo un punto bassissimo, per cui prendiamo i due punti e anziché un punto basso, lavoriamo un punto bassissimo e poi proseguiamo. Quando arriviamo sulla punta, in questo punto lavoriamo due punti bassi. Uno, due. E poi proseguiamo fino a chiudere la stellina. Prima di chiudere anche l'ultima punta, andiamo ad inserire un po' di ovatta. Chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto lavorato. Per fare il cappello avviamo un anello magico e all'interno lavoriamo 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stringiamo e chiudiamo con un punto bassissimo. Mettiamo un segno e nel secondo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel terzo giro lavoriamo un punto basso e un aumento. Ripetiamo un punto basso, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 9 punti bassi. Adesso lavoriamo un giro di punti bassi così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e un aumento. Adesso lavoriamo un giro di punti bassi così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2. 3 e un aumento per un totale di 15 punti bassi. Adesso lavoriamo un giro di punti bassi così come si presentano. Nel prossimo giro 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e un aumento. Per un totale di 18 punti bassi. Adesso lavoriamo un giro di punti bassi così come si presentano.
Nel prossimo giro lavoriamo 5 punti bassi e un aumento per un totale di 21 punti bassi. Adesso lavoriamo un giro di punti bassi così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo 6 punti bassi e un aumento per un totale di 24 punti bassi. Chiudiamo l'ultimo punto dell'aumento agganciando il filo bianco. E tagliamo il filo rosso. Adesso lavoriamo 3 giri di punti bassi con il filo bianco. Chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo.
ed ecco pronta la nostra simpaticissima stellina. Io spero che questo tutorial dedicato a Natale vi sia piaciuto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi aspetto al mio prossimo tutorial. Ciao!